È terminato il girone d'andata, questa volta ufficialmente, sai, quando c'è il fine anno 2023 ma non finisce il girone d'andata perché finisce il 2024, quelle robe lì mi stanno un po' su. Questa volta è finito ufficialmente, per davvero, e credo che sia giunto anche il momento di tirare le somme e cercare di capire che tipo di girone d'andata è stato. Vabbè, partiamo dalle cose semplici, va, facciamo così. È stato un ottimo girone d'andata per la Juventus, per quanto mi riguarda impronosticabile. Non mi sarei mai aspettato un girone d'andata così positivo per la Juve, a 2 punti dall'Inter, con una sola sconfitta e con così tanti punti conquistati. Quindi dal punto di vista del rendimento, per me è un girone d'andata assolutamente eccezionale. Dal punto di vista di quanto conquistato, no? Dei punti, della classifica, anche del gruppo. Queste sono le tre caratteristiche principali che mi fanno dire: questo è un grande, grandissimo girone d'andata per la Juventus. Però voglio andare un po' più in profondità. Ci saranno le pagelle anche in questa settimana, in cui andremo a tirare un po' la riga e capire quelli che sono stati i giocatori migliori in queste prime 19 partite più una 20 di Coppa Italia, prima parte di stagione. Ma soprattutto sono rimasto colpito da una frase di Allegri in conferenza stampa post Salernitana Juventus 1-2, e cioè Allegri dice: fare più punti al ritorno rispetto all'andata credo che sia successo in pochi casi. Un conto è fare 33 punti, ma migliorarne 46 significa farne 50. E allora mi sono chiesto, proprio perché sono curioso e io dovrei chiamarmi Tommaso perché non ci credo finché non ci pianta il naso, quante volte è successo alla Juventus di migliorare effettivamente un girone di ritorno rispetto a quello d'andata, con Allegri e senza Allegri? Perché la Juventus in questo momento, con 46 punti conquistati, ha una proiezione di 92 punti. Insomma, l'Inter ha una prestazione di 96 con 48. Insomma, sono numeri elevati. E allora io vi faccio vedere subito, così se volete vi potete mettere in pausa il video. Questi sono i dati complessivi. Queste sono tutte le stagioni di Allegri, queste quelle di Conte, Sarri e Pirlo. E qui c'è un mini riassuntino definitivo in cui potete mettere stop. Qua non ci sono i gol segnati e i gol subiti, invece qua c'è un po' di tutto, ok? Se avete voglia di andarvi a vedere potete fare così. Però io intanto voglio fare un po' di discorsi. Mi sono segnato alcune cose interessanti e quindi ho voglia di discuterle insieme a voi. Perché sulle 7 stagioni in campione, ovviamente sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri, perché questa è l'ottava ma non è conclusa e non la possiamo prendere in considerazione, ben 3 volte Allegri ha migliorato i punti nel girone di ritorno. Allegri dice è difficile farlo su 7 3 volte, il che significa che soltanto 4 volte non c'è riuscito. Stiamo parlando praticamente della metà. Se dobbiamo prendere la più clamorosa di tutte, che forse va anche un po' a annullare quella che è la media, è la seconda stagione di Allegri a Torino, cioè la 2015-2016, quella grande remontata dove la Juve parte male se non malissimo e alla fine finisce con un trionfo. La ricorderete tutti, era l'anno, il primo anno di Mandzukic, l'ultimo anno di Pogba, l'arrivo di Dybala, subito dopo la finale di Berlino, l'addio di Tevez, Pirlo e Vidal. Dal primo scudetto di Conte ad oggi, quindi stagione 2011-2012, prendendo in considerazione tutti gli allenatori, ok, escludendo Allegri perché ne abbiamo già parlato, Conte soltanto una volta su 3 è riuscito a migliorare e leggermente il girone di ritorno, facendo 43 punti contro i 41 che aveva fatto nel girone d'andata. Nelle altre 2 stagioni invece non è riuscito. Sarri, nell'unica stagione alla Juventus, ha peggiorato il girone di ritorno rispetto a quello d'andata. Molto curioso invece il caso di Andrea Pirlo, che fa 39 punti all'andata, 39 punti al ritorno, subendo 19 gol all'andata, subendo 19 gol al ritorno, segnando 39 gol all'andata e segnando 38 gol al ritorno. Praticamente l'andata e il ritorno di Pirlo sono la stessa cosa, differiscono soltanto per un gol segnato. Questa è veramente una chicca. Chi come me è amante di queste curiosità statistiche sarà anche un po' triggerato dal fatto che Pirlo non abbia segnato quel gol in più nel girone di ritorno per fare tutto perfetto, tutto in equilibrio come piace a noi praticamente.
E poi bisogna dire una cosa, lo so che quest'altra cosa farà triggerare diverse persone, ma questo è il quarto miglior girone d'andata in assoluto di sempre per Allegri alla Juventus. Il migliore di tutti è dell'ultima stagione di Allegri prima dell'esonero, della 18-19, dove Allegri colleziona ben 53 punti, tantissimi, l'anno dell'arrivo di Cristiano Ronaldo, dove lo scudetto lo vinciamo tra ottobre e novembre, una roba del genere. Poi abbiamo 48 e 47 punti tra il 2016 e il 2018 e oggi appunto sono 46 come la prima stagione di Allegri. La stagione 2014-2015, la stagione che portò a giocare la finale di Champions a Berlino contro il Barcellona. Tanta roba, veramente tanta roba, perché Berlino quella stagione lì è magica. Una proiezione di 92 punti, poi la Juventus concluderà con 87, vincerà il campionato e peggiorerà anche nelle statistiche, perché l'andata segnò 42 gol, ne subì 9, al ritorno segnò 30 gol subendone 15, quindi andò a peggiorare anche da quel punto di vista lì, non solo dal punto di vista del rendimento. Ma se prendiamo tutte le stagioni di Allegri, tutti i gironi d'andata, i punti conquistati con cui si concludono questi gironi, esce una media di 46.6, quindi possiamo dire che questa Juve di quest'anno con 46 punti conquistati è perfettamente in linea con la media scudetto del primo ciclo di Allegri, invece nulla a che vedere con il secondo ciclo di Allegri, dove completiamo le stagioni, la prima parte di stagione, con 34 e 38 punti. 46 è decisamente di più, è molto più vicini questi numeri agli anni degli scudetti piuttosto che ai primi due anni del ritorno di Allegri. Poi però abbiamo anche da evidenziare, dopo tutte queste cose belle positive che possono gasare, una cosa che non è bella per niente, perché dal punto di vista dei gol segnati è la seconda peggior Juve di Allegri di sempre nel girone d'andata. Peggio di questa ha fatto soltanto quella del primo anno di Allegri bis, quindi l'anno in cui va via Ronaldo, l'anno in cui ritorna Ken, l'anno in cui andiamo a prendere Vlahovic a gennaio, perché si segna poco. All'epoca 27 gol, quest'anno soltanto 29. Questo che cosa significa? Che la Juventus è andata in overperforming, probabilmente è riuscita a conquistare tanti punti segnando pochi gol. Questa cosa è veramente abbastanza singolare, e basta guardare le tabelle che vi ho fatto vedere prima per capire che la Juventus sta veramente massimizzando ogni tipo di risultato con poco dal punto di vista della proiezione offensiva. Dalla prima annata di Conte in poi, ad arrivare ad oggi, ogni volta che la Juventus in inverno è arrivata o prima o seconda in classifica all'interno del girone d'andata, poi ha sempre vinto lo scudetto. Ora potete fare gli scongiuri, perché abbiamo concluso al secondo posto. C'è però un'eccezione, che è quella dell'anno scorso, dove la Juve è arrivata seconda al termine del girone d'andata e non ha vinto lo scudetto, ma era pari merito con il Milan. Quindi era un secondo posto non esclusivo per la Juventus, era un secondo posto condiviso. Alla luce di tutto ciò, quali sono le considerazioni? Che non ci si può nascondere, per quanto ogni stagione sia storia a sé ed è sempre giusto ribadirlo, i numeri raccontano di una Juventus che è in linea con i numeri di rendimento delle grandi Juventus di Allegri del passato, di quelle che vincevano, che arrivavano a fine anno e sollevavano i trofei. Dal punto di vista del rendimento è così. È possibile continuare a macinare questi punti con questa bassa proiezione offensiva? La mia risposta è no, perché come vi dicevo prima, per me c'è stato un overperforming, però la Juve non lo sa e fa punti lo stesso, e quindi si spera che nonostante questo piccolo grande difetto la Juve possa continuare a macinare punti, e si spera che Allegri possa andare a smentire se stesso e quindi a migliorare ulteriormente un girone d'andata che, ripeto, secondo me dal punto di vista della classifica, dei punti conquistati, del rendimento della squadra, non è da 10, è da 10 lode, perché non mi, anzi è da 10 lode sarebbe stato essere i primi,
è da 10, che mi sembra già una buona valutazione. Però Allegri aveva detto una frase che mi aveva incuriosito, siamo andati a vedere, a verificare, e non è vero, non sempre Allegri è riuscito a migliorare dei suoi giorni d'andata. Ovviamente il capolavoro è stato quella remontata al secondo anno in panchina. Io torno ancora una volta a far vedere questa tabella, così potete anche prendere spunto per qualche riflessione interessante. Prestazione finale 92 punti, Juventus con 46, al pari della prima Juve di Allegri, che secondo me la Juve di Allegri più bella, più forte, è anche quella a cui sono più legato, devo dirvi la verità, perché ci ha regalato un sogno, una finale di Champions, quando nessuno ci credeva. Chissà che anche questa Juventus possa regalarci un sogno più piccolo, più contenuto, come lo scudetto, dopo qualche anno d'assenza, in un'annata in cui era difficilmente prevedibile per tanti, ma non per tutti. E io sono nei tanti che non ci credevano. Perché? E non ci credono tuttora. Quindi sarebbe ancora più bello, in realtà, essere smentiti sul campo, anche al fronte di alcuni numeri dal punto di vista offensivo, che comunque scarseggiano e sono lì, urlano e fanno capire che bisognerebbe migliorarli. Sono pronto a essere smentito anche lì.